Salve a tutti ragazzi, benvenuti al canale dei Marchesi Rosso Blu. Il Gubbio vince 1-0 contro la Reggiana in maniera assolutamente meritata. Un Gubbio veramente bellissimo, un Gubbio che vince una partita veramente importantissima. Vittoria che fa uscire il Gubbio dalla zona playout, finalmente. Si porta a 11 punti in classifica, a meno 4 dai playoff. Però questi sono discorsi futili. Ne parleremo dopo. Parliamo di una partita dove un Gubbio affrontava una grande squadra come la Reggiana, squadra di assoluto valore, hanno veramente uno squadrone, gente come Altinier e compagnia bella, veramente giocatori di assoluto livello. Quindi oggi una vittoria che dà non solo stimoli in più, ma dà anche la consapevolezza di che il Gubbio è una squadra costruita per fare bene in questo campionato. L'avevo detto in anteprima, a Salò abbiamo perso una partita assolutamente immeritata. Avevo detto il Gubbio è una squadra che darà il filo da torcere a tutti quanti e lo vedremo domenica, cioè questa. E infatti abbiamo vinto. Il Gubbio 1-0, ma poteva finire tranquillamente. Se il Gubbio avesse fatto 2 o 3 gol non avremmo rubato nulla. Ci siamo veramente mangiati troppe occasioni. Ecco, se dobbiamo trovare un piccolo cavillo negativo, che poi non si può dire negativo perché alla fine abbiamo vinto, però se dobbiamo guardare una piccola cosa, essere un pochino più cinici sotto porta e chiudere prima le partite. Se oggi il Gubbio avesse fatto 2-3 gol non avrebbe rubato nulla. Comunque, oggi è successo veramente un qualcosa che non mi era mai capitato prima. Siamo intorno al 75esimo, la Reggiana, Volpe esce in anticipo, prende palla, l'attaccante fa fallo su Volpe, l'arbitro inspiegabilmente dà rigore alla Reggiana. Nemmeno i tifosi della Reggiana avevano detto niente, avevano esultato, perché era una cosa troppo palese. E infatti la gente pensava che era fallo, quando invece si sono accorti che aveva dato rigore, scatenato il putiferio, un disastro. Diciamo, non è possibile venire derubati in questa maniera. Però invece alla fine il guardalinea è stata una persona intelligente. Il rigore ha detto: guarda, il portiere ha preso prima la palla, l'attaccante ha fatto fallo. E l'arbitro, comunque sia, poteva anche dire no, il rigore l'ho visto io. Invece è stato intelligente, ha riconosciuto di aver sbagliato e non ha dato rigore. Adesso non lo dico perché ha favorito il Gubbio, ovviamente sono contento che non ha dato rigore, non sono ipocrita. Però finalmente ci sono anche persone che riconoscono i propri sbagli. Domenica scorsa abbiamo subito un furto dove un rigore inesistente ci è stato dato contro al 92esimo e ci ha dato veramente una mazzata tra capo e collo che avrebbe steso anche un toro di 250 kg. E invece il Gubbio ne è venuto fuori più forte di prima e ha vinto in maniera meritata. Comunque ora la Reggiana deve riguardarsi un pochino dietro, perché ho visto che soffre un pochino la fase difensiva, un pochino troppo, soprattutto la fascia quella di sinistra. Ma la Reggiana è una squadra forte, una squadra che sicuramente avrà i mezzi per poter tirarsi fuori da questa situazione e poter fare anche lei un campionato di assoluto valore, perché ha le potenzialità per poterla fare. Quindi auguro alla Reggiana le migliori fortune e di fare un buon campionato. Dal canto nostro invece spero di fare un campionato per il quale questa squadra è stata costruita, cioè fare un campionato di assoluto valore. Io sono carico a pallettoni, sono contento, soprattutto perché si è veramente visto un tifo caloroso, come sempre, ma oggi avevo veramente la fame, la voglia di dire oggi è nostra, non ce la leva nessuno. E infatti abbiamo vinto con la tigna gubina, con la voglia di portarsi a casa questi 3 punti, perché oggi era troppo importante vincere. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa pensate, fatemi sapere chi secondo voi è stato migliore in campo. Secondo me 2, anzi 3 forse, Calombo sicuramente, proprio come David Alaba, uguale, veramente proprio fortissimo. Calombo, Marchi, vabbè, Marchi non sto a dirlo, dappertutto, da un po' si è messo a fare anche il magazziniere, è andato a recuperare una palla sulla linea del calcio d'angolo nostro, un centravanti che arriva dov'è il terzino, un attaccante che con questa categoria non c'entra niente. Calombo, Marchi, Casiraghi, diciamo anche Cazzola veramente ha fatto un partitone. Quindi oggi non mi sento di dare uno meglio dell'altro. Ok, diciamo Calombo
Calombo, Marchi, Casiraghi e Cazzola. Questi forse sono stati quelli che hanno fatto leggermente meglio, ma oggi veramente tutti straordinari. Una difesa rocciosa, veramente oggi un bellissimo Gubbio. Dobbiamo buttarla dentro prima, perché ovviamente non dobbiamo soffrire in questa maniera, perché magari, vedi, ti capita l'episodio, un arbitro non intelligente ti avrebbe dato rigore, lo può sbagliare, ovviamente, ma se avessi segnato finivo 1-1 e tu oggi ti stai a mangiare i gomiti per l'ennesimo furto. E invece noi abbiamo trovato un arbitro intelligente che non ha dato il rigore. Speriamo le prossime volte di chiudere prima questa partita. Un lato, una cosa positiva, non abbiamo subito gol, questo sicuramente di stimolo. E soprattutto, ragazzi, grande mister Pagliari, un grande, veramente ha preso questa squadra, l'ha ribaltata come un calzetto, ha fatto veramente il fuoco, veramente il fuoco. Onore al mister Pagliari, veramente un grande, uno che si è cucito veramente la maglia rosso-blu sul petto, sul cuore, e io sono contento. Grande presidente, grande direttore sportivo, grande società, grandi tutti, nessuno escluso, anche lo speaker, chiunque. Grandi, grandi, grandi. Ciao ragazzi.